Che cuscino, signori. Ma c'è un comfort che non sentivo da tanto con i bike. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di nuovo di iBike. Parliamo sempre della All Mountain, il modello che abbiamo già visto nella versione 2. Oggi invece saliamo e arriviamo alla versione 7 di questa iBike, pensata appunto per l'All Mountain, ma che alla fine è una bella endurella. 160 mm di escursione sia all'anteriore che al posteriore. Tra l'altro è anche indicato qui, quindi non è impossibile sbagliarsi. Configurazione mallet, quindi 27,5 al posteriore e 29 all'anteriore. Motore Yamaha PWX3, lo conosciamo ormai perché è veramente, veramente potente, 85 Nm di coppia che si sentono tutti fino all'ultima spinta, e la batteria da 720 Wh, che secondo me ha un'ottima ottimizzazione e che dura veramente tantissimo. Per quanto riguarda ovviamente il mio range di pedalata, il mio peso e il mio stile di riding, come sapete ragazzi, per quanto riguarda le autonomie dovete provarle, dovete testare le bici con le vostre gambe sui vostri trail per capire quanto è poi la durata effettiva di ogni sistema. Una cosa che però si differenzia tantissimo dalla 2 che abbiamo provato qualche settimana fa è il comparto hardware per quanto riguarda il cockpit, quindi la parte del manubrio. Non abbiamo più lo schermone con i tasti molto molto plasticosi qui vicino alla manopola, ma abbiamo un'ottima integrazione di Yamaha con questo piccolo display che va a tacche LED. Abbiamo 4 suddivisioni per quanto riguarda la batteria e appunto 4 suddivisioni per l'assistenza, che però l'assistenza ha molte più funzionalità, perché ovviamente poi cambiando colore riusciamo ad avere più modalità e non solo 4. Quindi abbiamo circa il 25% di batteria per quanto riguarda l'indicatore qui sull'attacco manubrio. Questa cosa non mi fa impazzire, avrei preferito un numerino scritto appunto qui da qualche parte con un piccolissimo display, magari per avere una visione più chiara di quanta batteria rimane, ma comunque è molto più figo, molto più elegante e soprattutto molto più protetto per quello che potrebbe essere un utilizzo un po' più gravoso che questa bicicletta è capace di fare. Stesso discorso poi per il comando, per i tastini. Abbiamo questo piccolo ring, questo piccolo anello di controllo con questi due tasti che ci permettono di selezionare le varie modalità, e questo piccolo tasto nella parte sopra che ci permette anche di attivare il walk. Per l'accensione abbiamo questo piccolo tasto, mentre invece qui abbiamo la possibilità anche di collegare la parte di fanaleria, che ovviamente qui non è presente, ma che cambia la luminosità del display. Molto comodo, perché in tanti casi con altri sistemi, tipo ad esempio Shimano o Bosch, quando siamo in notturna lo schermo illumina parecchio, e devo dire che in alcune situazioni dà anche fastidio, perché davvero abbiamo una fonte luminosa che ci punta direttamente in faccia e tante volte è un po' scomodino. Per quanto riguarda poi la geometria, è praticamente identica alla 2, quella che abbiamo già visto, 64 gradi e mezzo di sterzo, quindi veramente molto molto aperta, un angolo sella di 77 gradi. Mi piace che sia bello verticale, nonostante la configurazione mallet che abbiamo già visto in altre biciclette portare un po' l'angolo sella a spostarsi verso il posteriore. Vi ricordo che più l'angolo è vicino al 90 gradi, più l'angolo, più la sella è verticale, il che ci permette di essere più efficaci soprattutto nelle fasi di salita un po' più difficili. E cosa molto molto importante, il reach non è troppo esagerato, non è troppo lungo, perché in taglia L è 475 mm, direi un centimetrino quasi due più corto rispetto ad altre rivali sul mercato della stessa fascia di escursione e di utilizzo. Completano poi le sospensioni, abbiamo una 36 all'anteriore, performance grip, avrei preferito avere una grip 2 all'anteriore, e al posteriore stesso discorso, al posto del float DPS avrei preferito avere un float X con il suo bel serbatoietto, il suo piggyback e vaso di espansione dell'olio, perché ci permette di avere un po' più di resistenza sulle lunghe discese, anche perché questa bici, come abbiamo visto sulla 2, è un carro che funziona veramente bene, è super comoda, e quindi avere un pochettino in più di performance sarebbe stato veramente molto molto bello da avere. Trasmissione Ram GX con
cassetta un po' più bassa, dovrebbe essere una NX, però il comando è GX, quindi un po' più bellino, che il comando fa sicuramente la sua parte nell'azionamento della trasmissione. Freni Magura MT7, 4 pistoncini con dischi da 200. I dischi mi piacciono veramente tanto, li uso anche sulle mie biciclette perché funzionano molto molto bene secondo me. E finiscono poi le ruote VTB con canale interno da 30, quindi bello bello largo, e le gomme Maxxis. Abbiamo un DHF all'anteriore, 2,50 White Trail, Max Terra, Evo Exo Protection, mentre invece al posteriore abbiamo un Minion DHR2, 2,60 Max Terra Exo Plus, un po' più resistente a livello di spalla rispetto alla versione del Mountain 2 che avevamo provato, che aveva una gommettina troppo, secondo me, leggera. La cosa che mi fa sempre un po' strano vedere sui motori Yamaha è il fatto che sull'anteriore abbiamo una corona da 38 denti. Non lo so, cioè la bici spinge tanto, spinge parecchio, l'abbiamo già visto per quanto riguarda la Mountain 2. Mi piacerebbe, giusto per curiosità, provarla con una 36, una 34 e vedere quanto riusciamo a guadagnare a livello di coppia motrice poi nelle fasi di salita. Finiscono poi le componentistiche, il reggisella di iBike, come anche il manubrio, l'attacco manubrio e le manopole proprietarie. Detto questo, fatta questa breve introduzione sulle caratteristiche tecniche del mezzo, andiamo a farci una discesina, un giretto in questa giornata un po' velata, e andiamo a vedere se c'è differenza tra questa e l'All Mountain 2 che abbiamo provato. Ma secondo me con questa ci troveremo ancora meglio in discesa. E via, direi che per provare un po' il motore Yamaha quello che dobbiamo fare è provare a risalire da questo tratto, che solitamente facciamo in discesa. Sono al massimo della rapportatura, quindi col 50, e vedete che anche a bassissima cadenza il motore ci porta su. Io vi ricordo che sono una buona novantina di chili, quindi ogni volta è veramente figo vedere quanto possiamo arrampicarci e soprattutto gestire la pedalata e la potenza. Sono nella massima impostazione e comunque la bici non è scorbutica, il che è veramente un'ottima cosa. Il motore, quando siamo fermi nella modalità massima, è super super responsivo. Appena appoggiamo il piede comincia a spingere. In alcune situazioni, tipo quando siamo fermi in piano e siamo nella massima modalità di assistenza, è quasi troppo, ma in questi casi, se siamo fermi su un sentiero in salita e dobbiamo ripartire ed è veramente tecnico, è una bella mano e aiuta tantissimo a salvarci. Dietino sul freno dietro per tenere a bada la bici e direzionarla meglio, e via. Uop, che fatica, ma ce l'abbiamo fatta su un tratto per niente banale. Non è ancora finita. Questo motore predilige sicuramente la pedalata fluida, bisogna sempre far girare la gamba, ma anche se ci troviamo in situazioni dove ci fermiamo quasi completamente con la pedalata e dobbiamo ripartire, ha comunque un ottimo spunto e non ha momenti morti, il che anche per chi magari ha le prime armi dà sicuramente un'ottima mano e ci aiuta ad essere molto più efficaci. E ora ci giriamo e torniamo indietro. La mia idea è quella di fare tutto il traverso che torna in magno e andare a fare il solito percorsino che facciamo con le bici All Mountain, quindi il sentiero poi che scende dalla parte opposta di questa montagna. Secco, che è quasi un complimento da dire. Ecco, una cosa che cambierei su sta bici a livello di componenti è il reggisella, perché ha poca escursione e io pedalando a 77 devo tenerlo parecchio fuori dal tubo sella, e in discesa sul ripido è un po' scomodo. Ne metterei uno con un po' più di escursione. Ah, tra l'altro, se volete avere un confronto per quanto riguarda la batteria, qua sopra siamo a circa 600 metri di dislivello, se non mi ricordo male. La prima tacca del 25% è scesa mentre salivamo su quel piccolo tratto di salita, quindi potete fare un po' i vostri calcoli. E la salita l'ho fatta praticamente tutta nella terza modalità di assistenza e nella massima, quindi non ho assolutamente risparmiato per salire. Diciamo che una classica uscita da 1600, 1700 o anche 2000 la si porta a casa tranquillamente, anche senza essere allenati, anche perché già l'eco dello Yamaha pinge parecchio, quindi si sale tranquillamente ovunque. Come per l'All Mountain 2, nonostante questa non sia per niente una bici dal peso piuma, ma anzi tubazione belle oversize, tutto in alluminio, la distribuzione dei pesi secondo me
veramente ben fatta. Ve l'avevo già detto nell'altro video che non me lo sarei mai aspettato, ma funziona molto molto bene. Qua cominciamo ad avere un prezzo più alto perché siamo attorno ai 6.400 euro, quindi siamo già su un prezzo da e-bike seria tra virgolette, e devo dire che l'offerta comunque secondo me è un'ottima qualità prezzo, confrontandolo ovviamente a quello che il mercato poi propone a livello di competitor. Poi come sempre sotto i commenti ci siete voi che dite sì, le bici hanno raggiunto prezzi esorbitanti, concordo con voi, ma dovete sempre anche tenere in considerazione lo sviluppo tecnologico che c'è stato negli ultimi anni, perché prendetemi una bike di solo 5 anni fa, che è niente a livello di lasso di tempo, e vedete com'era rispetto a quelle di ora a livello di tenuta batteria, utilizzo e sfruttamento del motore, cioè non si possono neanche paragonare. Uè, toccatina di pedale. Quando arrivo su quei tratti tecnici lì mi piace proprio rallentare, prenderli piano e far tutto al motore. Questo tratto di bike è sempre una figata pazzesca, muscolare un po' meno, soprattutto facendolo al contrario, è quasi tutta salita, ma è un ottimo allenamento se si vuole preparare qualche garetta un po' più pedalata. Poi come al solito fatemi sapere sempre nei commenti come utilizzate voi le bike, quanto dislivello fate, la batteria che avete sulla vostra bici, perché io mi baso sempre sulle mie preferenze o quelle dei miei amici, ma sapere anche voi su cosa siete orientati è molto interessante, mi viene comodo anche per capire meglio quali tipi di bici portare sul canale. Impossibile pedalare, vediamo se di sopra riusciamo. Ecco, per fare portage forse non è il mezzo che sceglierei, anche se col portage non ho niente a che fare. Dai che ce la facciamo, forse. Dai 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 dai. Dai 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 dai. A questo punto apriamo il walk e via di walk. E qua non ci si sta bici e rider. Che fatica. Bomba, adesso discesina fino in magno e poi si sale ere e valio. Qua ce la facciamo? Ma sì. Ogni volta è un terno all'otto quel tratto lì, perché ci passano con le moto, lo scavano, non sai mai se c'è un gradino gigante oppure no. Ah, spini. Che cuscino, signori. C'è un comfort che non sentivo da tanto con i bike, non richiede per niente la guida top, non bisogna provare a farla saltare o fare chissà cosa per andare forte, se basta mollare tutto, darle fiducia e si va a 1000 all'ora. È scesa ora la seconda tacca, ma abbiamo abbondantemente superato i 1000 metri di dislivello, tutti fatti a manetta. Quando facciamo questi video, ragazzi, cerco di farli sempre col motore a manetta, perché prima mi diverto di più, perché con le full power, con le bike così, secondo me la cosa più divertente è fare trail in salita e cercare di andare il più forte possibile e soprattutto stressare il sistema a manetta per vedere come risponde, anche perché potete capire benissimo se siamo andati per più di 1000 metri di dislivello a questa andatura e siamo arrivati al 50% di consumo della batteria, quanti metri potete fare pedalando un po' di più e facendo spingere un po' meno il motore. Noi eravamo praticamente là in fondo, su quella cresta. Abbiamo fatto un po' di strada oggi, eh? E via! Piedino fuori su questa curva che è mezza col canale, mezza senza grip, non pervenuto. Attenzione al canale infame, piccolo salto anche qui, attenzione. Ecco, l'unica cosa che non mi piace molto del trail di questa bici, che si sente un po'
Io ho 44, con i pedali flat tendo a muovere tantissimo il piede mentre scendo, perché magari lo appoggio prima un po' più centrale, poi lo sposto un po' così, poi lo muovo a destra e a sinistra in base alle curve. E mi sono accorto che anche con la 2 continuo a toccare i foderi, infatti come vedete si sono anche un po' segnati, perché sono molto larghi, scendono molto in basso, ma si allargano parecchio perché avvolgono la pinza del freno, che è molto protetta dagli urti, anche il disco è molto protetto, infatti secondo me è molto difficile piegarlo questo disco posteriore, però si allarga parecchio, quindi col piede tendiamo ad appoggiarci. Quello non è proprio il massimo, però sono proprio piccolezze. Io ci ho fatto caso e quindi adesso, quando magari sono un po' più concentrato sulla sensibilità, me ne accorgo di questa cosa. Mamma mia, qua sta diventando sempre più una sabbionaia. Vediamo sempre com'è la situa ghiaietta. Sì. Grip frenata zero. Traccia monorotaia, monotraiettoria. Non c'è più tanto da inventarsi linee, curva sempre da uno all'ora, un po' di fanghetto. E via, arrivati in fondo anche con questa. E quindi come sempre ragazzuoli arriviamo in fondo alla nostra discesina e facciamo due conclusioni su questa iBicycle Mountain 7. Differenze dalla 2? Sì, un pochino ci sono. Sicuramente in alcuni dettagli è un po' più pensata per l'utilizzo davvero enduro, un po' più gravoso, un po' più per chi vuole andare a girare senza dover fare grosse modifiche. Come vi ho detto per la 2 andrei a mettere un bel inserto posteriore, antiforatura, anche perché come vi ho detto prima il peso non è sicuramente una delle caratteristiche forti di questo modello, ma dobbiamo puntare tutto sulla facilità di utilizzo, sull'evitare problemi, rotture di balle, di forature, tagli, e quindi sicuramente puntare tutto su un inserto. Per il resto l'unica cosa che cambierei, ma ve l'ho detto anche sulla 2, in questo caso sarebbe la grip 2, l'anteriore, perché tanto il blocco non l'ho praticamente mai usato, perché secondo me non serve, anzi quando andiamo a spingere un po' con la forca aperta in salita magari si abbassa un pochettino e guadagniamo un pochettino di trazione in più ed evitiamo che la bici si impenni, mentre invece al posteriore il blocco del float DPS è già molto molto buono, ma vorrei mettere magari un ammortizzatore con il piggyback per aumentare la resistenza sulle lunghe discese. Per il resto il motore è una bomba e lo adoro, questo PVX3, soprattutto in questa configurazione, decisamente 10.000 volte meglio di quella che abbiamo provato sull'All Mountain 2. Tutta la vita questa, anche se come ho detto prima un numerino qui per la batteria sarebbe stata la chicca che avrebbe fatto svoltare l'utilizzo. Per il resto cockpit anche questo molto bello, manubrio secondo me è un ottimo shape, nonostante tra virgolette sia di iBike, quindi un componente abbastanza standard, rimarchiato. È già 78, quindi non lo taglierei meno di così. Se siete magari un po' più minuti, avete una taglia M, una taglia S, magari un 76, tagliarlo appena appena per accorciarlo potrebbe essere adatta come cosa. Freni top, non hanno mollato un secondo e secondo me per le bike sono il massimo. Per il resto ragazzuoli direi che riconfermiamo le ottime sensazioni che abbiamo avuto sull'All Mountain 2. Adesso non vedo l'ora di provare la Enduro e magari anche la Light Bike che è appena uscita, che deve essere anche quella molto molto interessante, soprattutto perché abbiamo un concetto molto diverso rispetto a questa piattaforma. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate come al solito. Se avete anche voi magari l'All Mountain o avete l'Enduro, avete una e-bike in generale, fatemi sapere la vostra esperienza e i vostri feedback, che così facciamo sapere anche agli altri degli iscritti che bici abbiamo. Detto questo, noi ragazzuoli ci vediamo al prossimo video, anche perché sono in arrivo una quantità devastante di eventi, di test, di bici, di prodotti nuovi.
i video quest'estate saranno davvero tantissimi. Noi cerchiamo sempre di fare il massimo che riusciamo, anche perché vi portiamo 3 contenuti a settimana, sono davvero tanti, a volte saranno anche di più, e anche qui fatemi sapere sempre cosa ne pensate, ditemi cosa vi piacerebbe vedere, cosa vi piacerebbe che magari togliessimo o facessimo vedere di più, insomma. Fatemi sapere sempre la vostra, che è sempre bello leggere i commenti. Sapete che a volte non rispondo, ma li leggo sempre.